Siamo al Circolo dei Lettori di Torino, oggi è il 17 di settembre, e sta per iniziare in questa sede la celebrazione del 30° anniversario del giornale italiano di nefrologia, quindi è un evento importante. Allora, con noi c'è il professor Giovan Battista Capasso, che è direttore della cattedra di nefrologia a Napoli e presidente nazionale della Società Italiana di Nefrologia, e il dottor Giancarlo Marinangeli, che è segretario nazionale della stessa società, primario a Giulianova Teramo. Allora, incominciamo ovviamente dal presidente. Presidente, come si colloca la nefrologia italiana nel panorama internazionale? Potrei rispondere soltanto con un semplice aggettivo: benissimo. Però dobbiamo motivare questa frase. Sono i punti di forza. Certamente. Allora, vediamo un pochettino. La nefrologia italiana credo che a livello internazionale sia seconda solo e soltanto agli Stati Uniti per numero di iscritti, che è una cosa molto importante, per quantità e valenza della produzione scientifica e per qualità e competenza dell'assistenza clinica che rivolge ai pazienti. Se vogliamo cominciare dall'ultimo punto, in Italia c'è questa necessità ogni tanto di andare a ricorrere a cure esterne in vari campi della medicina, ma non credo che ci sia necessità di ricorrere a cure esterne in campo della nefrologia, soprattutto in questi ultimi anni. Quindi punti di eccellenza enorme. Ma poi un'altra caratteristica è che la qualità dell'assistenza clinica è eccellente andando dal nord al sud, quindi è molto ben distribuito sul territorio. Questo è dovuto proprio alla qualità dei colleghi nei forgi. Se vogliamo poi parlare delle eccellenze, un dato tanto per di questi giorni: il presidente della Società Internazionale di Nefrologi è un italiano, Giuseppe Renuzzi. Ma non solo, se noi guardiamo, io adesso sto rivedendo proprio in questi giorni per un convegno che devo fare nel sabato, sto cercando di vedere la qualità della produzione scientifica. Noi in Italia produciamo non molti lavori scientifici, ma quelli che produciamo sono di altissima qualità, e questo vale soprattutto in ambito nefrologico, dove la quantità di lavori che noi produciamo certamente non è paragonabile, ad esempio, a quello che si può produrre in Germania, però da un punto di vista della qualità, non della quantità, della qualità del lavoro scientifico, però non abbiamo rivali in Europa, e questo fa della nefrologia uno dei top 3 che esiste a livello mondiale. Molto, molto bene, molto confortante queste notizie. E questa considerazione a livello internazionale trova, diciamo così, una platea in Italia nel Servizio Sanitario Nazionale, oppure ci sono problemi nel far avere finanziamenti, cioè la nefrologia italiana al Ministero, come è vista? È notevolmente migliorata negli ultimi tempi, perché siamo riusciti per la prima volta ad avere un rapporto istituzionale, un tavolo tecnico di lavoro con il Ministero della Salute, nel quale la nefrologia è presente come protagonista e su questo tavolo riusciamo a discutere tutte le problematiche più importanti. Devo dire che, come diceva il Presidente, la nefrologia italiana è un punto di forza del sistema sanitario nazionale, perché c'è una rete di strutture nefrodialitiche con circa 660 centri di nefrologia e dialisi, o soltanto centri di dialisi, che ha consentito in questi ultimi 30-40 anni di curare tutti i pazienti affetti da insufficienza renale cronica in maniera ottimale, direi. Adesso quello che si tratta di fare, anche un po', visto un po' la crisi finanziaria, la crisi degli ospedali, la necessità di riconvertire e di chiudere alcuni punti, di incentivare i trattamenti che vengono un po' più umanizzati, che diventino trattamenti domiciliari, cioè abbiamo la possibilità con la dialisi peritoneale di poter trattare i pazienti a casa in un modo clinicamente ottimale, e questa è sicuramente una metodologia che va incentivata e sorretta.
quindi è uno sforzo che stiamo cercando di fare in questi anni. Però credo che troviamo, come società di nefrologia, troviamo credito anche nelle istituzioni, quindi siamo abbastanza soddisfatti, ma non ci stanchiamo di cercare di fare di meglio. Chiedere di più, giustamente, nell'interesse dei malati e dei cittadini. Professore, io mi ricordo lontani ricordi di studio, mi si diceva che per esempio la calcolosi renale è legata in qualche modo dal punto di vista genetico, la familiarità, per esempio i meridionali sembrano più, allora, cioè, più di 30 anni fa sembravano più colpiti di altri. Ci sono patologie nefrologiche di interesse, cioè che sono tipiche di questo paese? In Italia, sì. Dici. Ma non necessariamente, in Italia non abbiamo delle, a differenza per esempio di alcuni altri stati come i Balcani, dove c'è una certa nefropatia dei Balcani, in Italia non abbiamo particolari malattie uniche del nostro paese. Purtroppo soffriamo delle patologie generali e devo dirti che la patologia nefrologica sta diventando sempre più importante, perché il rene viene colpito in altre patologie importanti oppure causa di patologie importanti. Passa per esempio un dato, l'ipertensione arteriosa. Il 20% della popolazione mondiale ha qualche forma di ipertensione arteriosa. Quindi è una malattia molto molto espansiva, ma uno molto spesso ci dimentica di sottolineare che il rene è target purtroppo del processo ipertensivo, per cui chi si ammala di ipertensione prima o poi avrà qualche problema renale, ma è ancora più importante sottolineare che il rene è causa del processo ipertensivo, per cui studiare la nefrologia, studiare come un rene funziona e come si ammala, in qualche modo significa anche studiare perché uno si ammala di processo di ipertensione arteriosa. Così come anche bisogna sottolineare che altre patologie, come esempio il diabete, che è oggi una patologia che in qualche modo così colpisce in un modo forte la popolazione, soprattutto la popolazione dei paesi che si stanno sviluppando, quelli che si affacciano per la prima volta ad un completo soddisfacimento delle loro abitudini alimentari, comporta... Sviluppano subito le malattie del benessere. Come del benessere. Tra malattie del benessere, sempre lei considerava la calcolosi, nel mondo storicamente è sempre stata calcolosi e l'appannaggio sempre degli Stati Uniti, della razza negra degli Stati Uniti. Nazi di colore. Oggi invece la calcolosi è maggiormente diffusa, adesso sa dove? In Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita è passata in uno spazio di qualche decennio da una alimentazione di tipo così molto molto rurale, molto povera, a una zona molto ricca in proteine, in carboidrati, e questo ha generato il processo di ipertensione. Uno però, stress continuativo dei reni. Eh sì, però io volevo dire, visto che lei ha parlato di patologie, quello voglio sottolineare è che ci sono delle patologie emergenti, ci sono dei campi in cui la nefrologia sta prendendo piede e forse molti non lo sanno. Uno dei campi più importanti è quello dell'oncologia, lo voglio sottolineare, perché oggi ci sono molti pazienti oncologici, questi pazienti oncologici vengono trattati con grande successo con diversi tipi di farmaci e ogni giorno si scopre un nuovo farmaco per cercare di allungare la vita del paziente affetto da tumore. Bene, molti di questi farmaci hanno effetti negativi a livello del rene, quindi studiare la nefrologia significa anche in qualche modo favorire la sopravvivenza di patologie non prettamente nefrologiche come quella oncologica, per esempio. Ecco, il territorio è in grado di soddisfare in maniera abbastanza buona, insomma, tutte queste nuove esigenze che il professore Capasso ci enunciava? Il territorio attualmente diciamo che è un po' carente, perché i centri di nefrologia si sono sviluppati essenzialmente all'interno delle strutture ospedaliere, delle cliniche, talora anche dei centri privati, ma comunque nelle strutture, mentre nel territorio è un po' carente. Ora il territorio dovrà essere il protagonista dei prossimi anni, perché è proprio nel territorio che dobbiamo andare a fare la prevenzione delle malattie renali. Oggi abbiamo dimostrato di saperla curare bene quando la patologia è arrivata, quando c'è la necessità di fare dialisi, però noi vogliamo, la nefrologia vuole e ha molti strumenti da mettere in atto per rallentare o fermare la progressione
delle malattie renali, e quindi bisogna individuare precocemente i soggetti a rischio, precocemente i pazienti già affetti, e metterli, prenderli in carico nelle strutture nefrologiche per curarli e poi far sì che non si arrivi alla dialisi. E questo lo dobbiamo fare potenziando la presenza della nefrologia e dei nefrologi nel territorio, quindi un po' uscire anche dagli ospedali e andare nel territorio. E questo è uno dei propositi che abbiamo per i prossimi anni, dei progetti che abbiamo per i prossimi anni. Ecco, c'è la giornata, questa è l'ultima domanda, la giornata mondiale del rene, che è molto importante, sì. Certo, cioè è sempre più seguita. Come mai si è sentito il bisogno? Sì. Perché non è da moltissimi anni che si fa, sì, da qualche anno, però. Come mai si è sentita la necessità di focalizzare l'attenzione del pubblico sui problemi della prevenzione? È così importante la prevenzione in ambito nefrologico? Certo, certo, assolutamente. La prevenzione è la parola magica a cui noi dobbiamo, che noi diciamo sempre, in tutti i campi del sapere medico. Ma è una parola magica, ma per questo è molto difficile da perseguire, da capire come in qualche modo si possa raggiungere un effetto preventivo. Vi voglio dare un dato. 50.000 pazienti dializzati costano allo Stato 2 miliardi e 800 milioni di euro, circa il 2% del budget nazionale. È una spesa questa enorme, ma ovviamente necessaria, perché se non dializziamo i pazienti muoiono. Però questa spesa come facciamo noi a cercare di contenerla? Beh, si può contenerla facendo della buona nefrologia, facendo della buona diagnosi, seguendo bene questi pazienti, ma soprattutto per poterla contenere il modo migliore è quello di evitare che i pazienti arrivino in dialisi. E per poter fare questo bisogna curare a monte, e si può fare moltissimo in campo nefrologico. Basta per esempio ricordarsi che se uno fa ogni tanto un esame di urina oppure e scopre qualche anomalia e ha la capacità o la, diciamo, sente la necessità di andare da quelli, il collega, a cominciare dal medico di base fino al nefrologo, possono fare qualcosa per prolungare prolungare la vita del rene e di conseguenza evitare che il paziente vada in dialisi. Così come misurare i livelli di pressione arteriosa sono importanti, perché come dicevo prima, la pressione arteriosa purtroppo ha come tardo e come effetto secondario quello di indurre uno stato di disfunzione del rene. Quindi anche questo qua si fa prevenzione, così come si fa prevenzione ovviamente guardando all'alimentazione, guardando all'igiene, guardando anche a quello che si chiama consulenza genetica, perché molte delle malattie renali, anche se sono sempre una, non sono una maggioranza, ma alcune di queste hanno una componente genetica, e quindi qui questo bisogna in qualche modo tenerne conto. L'ultima domanda anche a lei. Senta, c'è questa moda di, cioè, non si vede altro che gente che gira per strada con bottigliette d'acqua minerale. Io stesso ne ho una lì, perché io spesso ho sete. Allora, è un'abitudine sana oppure c'è qualche eccesso di tipo modaiolo in questo sfoggiare le bottiglie? No, penso che sì, un po' possa essere anche un po' un effetto moda, però effettivamente si fa oggi molto più sport, si cammina di più, e bere acqua è una cosa che fa bene, sicuramente fa bene perché previene la disidratazione. Adesso d'inverno magari non ne vediamo tante di bottigliette, però d'estate effettivamente è una buona abitudine quella di bere frequentemente acqua, perché previene la disidratazione, quindi previene sicuramente possibili danni magari che non saranno grandissimi, che soltanto in casi estremi possono diventare gravi, ma comunque bere acqua minerale o anche acqua di rubinetto, anche l'acqua degli acquedotti normali va bene, è un'ottima abitudine. Quella di Torino, dell'acquedotto di Torino, la vendiamo alla NASA. Ma quella viene dalle Alpi. Ma è vero. Buonissima, è vero. Se viene dal Po, più che dalle altre, allora. Vi ringrazio molto. Grazie. 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 Grazie a te.